Bentornati sul canale di Axios00, bentornati a un nuovo episodio di Jedi, l'ordine caduto. Allora, siamo su Dathomir, riprendiamo da dove ci eravamo lasciati la scorsa volta. Avevamo appena battuto Gorgara. Ah, Gorgara, il nostro amichetto, io speravo che diventasse veramente un amico, ma purtroppo non è andata così bene. Ora, la mia idea, prima di procedere, era di tornare un attimo indietro a vedere che diamine sono queste zone. Perché secondo me ci siamo lasciati dei bei blocchi prima di procedere in alto, che credo sia la zona dove effettivamente poi dobbiamo andare. Tornare indietro un attimo e dare una perlustrata veloce non sarebbe affatto pensato male. Tipo, già ci siamo, io devo semplicemente togliere di mezzo il bestione. Ce l'avevo quasi fatta, accidenti a me. Blocca Ale. Dov'è Cal? Ok. Due e tre, e ciao. Vedete, facciamo presto, facciamo molto presto. Facciamo alla grande così. Peccato per quella botta che ci siamo presi comunque. Questo è un peccato. Ora, dov'è quella zona che mi dava sulla mappa? Tipo, dove siamo? Ah, è qua. Ok, ci siamo. Io quindi dovrò distruggere tutta l'ondata di gente che mi arriva. Ho sbagliato parte, vero? Maledizione! Ma chi me l'ha fatto fare? Via! Via! Vieni qui! Dov'è un'arrampicata? Non qua! Quindi giro in tondo! Ah, ma si stanno uccidendo tra di loro. Allora aspetta. Ok. Perfetto. Diamo una mano al tizio. Scusate, voi fate pure, io controllo un attimo la mappa. Ma lo... No, ho detto io controllo la mappa e questo... Arriva di cattiveria. Ma li ha già polverizzati. Ma alla faccia. Ma salve. Cioè, lei è stato più rapido del previsto a quanto pare. Che fa? Ok. Lei sta cercando di togliermi di mezzo, ma non le riuscirà. Mi dispiace, carissimo. Mi dispiace di farvi vedere piuttosto a me ogni volta questa scena. Però è abbastanza soddisfacente. Mi servirebbe uno spin. Che vuole scansionare BD1. Vedete, vedete, mi hanno lasciato indietro una scansione. La frattaglia scarlatta. Che è? A differenza di altri funghi dathomiriani, la frattaglia scarlatta non si riproduce tramite spore. Invece, le sue cellule si dividono spontaneamente, formando gradualmente delle piccole sacche che scoppiano quando raggiungono la piena maturazione. Alcune varietà presentano più di un gambo. Bene, bene a sapersi. Ok, so che ci serve, tanto l'abbiamo saputo. Allora, in via del tutto teorica, la zona che non avevamo esplorato è questa. Quindi, visto che prima non mi è riuscito di darci un'occhiata come si deve, andiamo a vedere adesso un attimo di che cosa si tratta esattamente. Perché magari è una schifezza, cioè niente di... No! Magari c'è niente, però almeno controlliamo. Ma, tipo, qui noi possiamo arrampicarci? No? Ah, perché pareva proprio una zona dove ci si può arrampicare quella. Va bene. Allora a questo punto conviene ritornare su. Direi che qui ci siamo fatti tutto. C'è questa zona da fare. Come ci arrivo io a questa zona? Beh, sicuramente tornando indietro. Il problema principale è come ho fatto a tornare, cioè come ho fatto ad andarci prima di dove ero? No, aspettate, aspettate. C'è la scorciatoia qui da qualche parte. No, era di là la scorciatoia. Oh cavolo. Come ci torno io indietro esattamente? Questo è un problema più grosso del previsto. Ma tipo, c'è una salita qui da qualche parte per salire, appunto. Una salita per salire interessante. Eccola là, ok, perfetto. No, scappa, scappa, scappa. Bravissimo. Che almeno noi li lasciamo indietro, ci aggrappiamo e loro sono fregati. A parte che c'è quello che ci aspetta a braccia aperte. Proprio ci vuole abbracciare. Ci vuole bene, evidentemente. Adesso, un po' meno. Vai. E ciao, arrivederci. Ora, noi siamo qui. E... aspetta, just a moment. Dov'è che devo andare io qui per rimanere vivo? Da questa parte, sembra. Ok. Bene. E questa era la parte che ci faceva andare di là dal ramo. E vai così che siamo tornati dalla parte giusta. Ottimo così, ottimo così. Ora... cioè, ottimo così relativamente. Guardate un po' voi dove mi sono andato a rincastrare. Non è che qui mi sono scordato roba, eh. Scusate, faccio un piccolo...
Do una piccola occhiata qui perché secondo me vale, ne valeva la pena effettivamente. No, quello devi tornare indietro. No, allora, parliamone. Perché questa cosa io l'altra volta l'avevo fatta molto... molto, molto è che non, ancora non riesco a capire come va fatta esattamente sta zona allora. Perché sono idiota. Cioè, come volevi si facesse? Così, no? Ah, santa pazienza, Ale. Santa pazienza. A forza di ampliare i poteri della forza, tendo a dimenticarne alcuni. E quindi a rimanere come un idiota lì a non capire quello che devo fare e dove devo andare. Chiedo venia, ragazzi. Chiedo venia. È stato veramente pessimo da parte mia far vedere un gameplay del genere. Mi spiace veramente tanto. Ora... quella zona gialla è qui sotto. E mi porta effettivamente in una nuova zona? In un qualche posto che non abbiamo ancora visitato, forse? Non so, è questa comunque, ragazzi. È questa la nuova zona. Nuova. Quella indicata dalla mappa come gialla. E effettivamente qui non c'eravamo stati. Però... il problema è che non c'è niente. BD1 non è sceso per... scannerizzare assolutamente niente. Credo su questo ramo ci si possa andare. Sì. Ok. No, no, Cal. 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 Ok. Buongiorno. Ecco che c'era. C'era un eco. Ecco che cosa stavamo per perderci. Huh? Le sorelle della notte ne facevano uso per un rituale. Traevano potere dalla magia. Rituali. Le sorelle della notte usavano rituali e incantesimi per acquisire potere. Una pratica che, nelle mani sbagliate, poteva diventare pericolosa. Eh certo, vorrei anche vedere. Mi sa, ma anche sì. Effettivamente, ma anche sì. Ora, il punto è che io credo di dover tornare indietro da questa parte. Per risalire, come si faceva? BD1, devi scannerizzare nulla tu, perché questa zona io l'ho fatta un po' saltando da destra e a sinistra, cioè saltando un po' a caso. No, sul serio? Cioè, mi vuoi dire che qui non ti aggrappo? Di qui sì, di là no. Vabbè, d'accordo, ok. Che è? Sì, un attimo... aggrappati, perfetto, grande Cal. Quindi, procediamo con la scalata della parete qui davanti. Benissimo, facciamo prima questa parte piccola. Ma credo sia la stessa, cioè non posso andare lassù in alto, no? Cioè, penso portasse alla stessa zona, occhio e croce almeno. Aspetta, just a moment. Abbiamo il modo di scoprirlo, proviamoci. No, dovresti salire, perfetto. Sì, non c'è assolutamente niente qua su in alto. Perfetto, perfetto. A meno che non si possa andare... no, ma qua non ci si va. Guarda, non ci si va da qui. Non c'è modo. No, 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 ok, 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 perfetto. Vedete, usare la fotografia per cercare di scoprire se c'è qualcosa o meno è fondamentale. Io ricordo che quando ho iniziato il gioco ancora era libera la fotografia. Potevamo utilizzarla come volevamo e... no! Ma che... ora, che si richiudesse da solo non me lo davo per... cioè, anche no, obiettivamente. Va bene, va bene, va bene. Facciamo così. Ve la vedete voi con lui? Fratelli, parte il laser. Attaccate. Uno e due, ciao. No! Ah, perché si è rigirato. Fate voi. No! Qui sta arrivare dopo il laser. Dov'è l'altro? Eccolo là che sta per sparare una bomba. Avete tolto di mezzo quello? Saremo la... ma siete delle belve allora! E allora ho paura di voi, eh! E che diamine! Io ho paura di voi! Ui! Oh, allora, con calma e per piacere. Pronto a morire, Jedi? No, magari la prossima volta, ma non adesso. Un altro episodio. Non in questo! Ok? E questo è andato. Ora! Corri! Non puoi fermarci! Ah! No. Cosa si prova, Jedi? No, no, fermi, fermi, calma. Calma.
Ora, curati! Curati! È già la seconda volta che non si cura, maledetto! Ah! Allora! Forza! No! No! Ok, perfetto, ciao, arrivederci! No, corri Cal! Grande Cal, perfetto! È tosta qui la situazione perché non riesco a vedere i loro laser. Ora li ho visti, ma uno solo mi ha colpito. Perché l'altro si è addormentato. Wow, benissimo. Mi spiace per la qualità scadente del gameplay, che effettivamente è stato decisamente scadente. Questo si sta per riaprire. Guarda, mi spari per favore, almeno mi faccio con calma il resto. Gentilmente, no, seriamente, seriously, grazie. Tu? Non c'eri anche tu di là? No? Ma, andata a fare una giratina? Non lo so. Ok. Mamma mia. Ho bloccato tramite la forza come ho fatto prima quell'altra piattaforma, così almeno abbiamo avuto più tempo per procedere. Ah sì? Tu mi vedi, ma io non ho idea di che cosa tu mi... Di che stai parlando esattamente? Aspettate un po' prima di procedere da questa parte. Che si procede, no? Mi sembra proprio di sì. È il ponte che porta al loro villaggio. Sì. Dubito si aspettassero il nostro ritorno. Però ci sarà un modo più furtivo di entrare. Ma io ora come ora volevo semplicemente andare qui a vedere una cosa, perché secondo me ci siamo lasciati indietro robette. Ti vedo. Ma eri sempre qui tu, allora. Allora c'eri. Ti vedo anch'io. Ti ho visto benissimo, direi. Ok, passiamo oltre. Che ci sono venuto a fare io qui esattamente? Direte voi. Niente. Quindi perché? Perché? Cioè tutto ciò, perché? Per toglierci di mezzo questi due? Ti danno la possibilità di farli fuori da qui, quindi? Volevano forse dire questo quando mi hanno dato la possibilità di venire fin qui? Ok. Ora ho queste piattaforme io per passare. E quella cassa però io non mi faccio niente di quella cassa. Vediamo la mappa un attimo. Dalla mappa effettivamente qui non c'è nessun marchingegno, non c'è niente di niente. Quindi penso di poter passare oltre. Ok. Viaggio a vuoto, peccato. Un po' di esplorazione a vuoto. O non ho visto un eco. Fatemelo sapere nei commenti se magari è apparso un pop-up a schermo. Io me lo sono perso completamente. O altrimenti non saprei. Oh, che croce qui. Dobbiamo scendere. Lasciati pure Cal, che sei già arrivato. Questo posto è più incasinato di quel che si pensa, sapete? Non avevo idea che fosse qui quando ho abbassato il ponte. Volevo vedere cosa succedeva, come con la tagliatrice su Kashyyyk. Eh già, questo è il ponte che abbiamo calato prima noi, è vero. L'ho riconosciuto anche se eravamo sotto, ma l'ho riconosciuto. Una volta ogni tanto riconosco le cose. Non sembra, ma ogni tanto succede. Questa è zona chiusa. E questi sono dannatissimi labirinti. Nei quali c'è una cassa. Vedo che non perdi tempo. Io invece non vedo un tubo. Bene, BD. Cos'è? Dolovite. Materiale per la spada laser. Interessante. Non abbiamo ritrovato più niente per cambiare la nostra spada laser, più che altro il materiale della nostra spada laser. Il colore, più che il materiale. La volevo rimettere arancione solo per questo. Allora, qui procediamo. Credo. Vediamo un attimo di sopra, ma secondo me qui si procede. Sì, qui andiamo avanti. Urca se andiamo avanti. E nell'altra zona invece che c'era allora? Niente, me lo dà. Come mai me la dà come chiusa? Era una stanza chiusa. Aspettate che torno un attimo a vedere perché ci potrebbe essere una cassa o qualcosa del genere. Che non ho aperto, o anche un eco, obiettivamente dall'altra parte.
me la segnala come mappa singola, cioè come stanza singola quest'altra, ma non ci metterei la mano sul fuoco obiettivamente. Era questa. E infatti ho fatto bene a tornare. Guardate, cassa e ecco. Addirittura due cose ci stavamo per perdere. Neanche una, due. È troppo pericoloso, uccidiamola. No, lo portiamo da fratello Viscus. Il prigioniero. I fratelli della notte incontrarono una persona pericolosa, uno straniero. Chiunque egli fosse, lo condussero dal loro leader. Lo straniero, chiunque egli fosse, uccise il leader dei fratelli della notte. Sottomissione giunse a controllare. È quello che è, giunto a controllare. Quindi il prigioniero è quello che si è schiantato. È la storia dello straniero questa tutta. Giustamente si chiama straniero, anche una cosa a caso. Qualcuno si è diretto verso le rovine. Ho percepito il richiamo di un'antica e oscura energia. Ah, ma mi sa che è quello incappucciato che è uno Jedi, forse. Ehi, hey, BD, è un occhio. Sì. Perché... Bene, BD. Cos'è? Vagabondo, il poncio. Oh mio Dio, questo è adatto proprio, fa un po' meno schifo degli altri, incredibile. Incredibile, un poncio che fa meno schifo degli altri. Perché color... Merdina. Ci sta bene su Tatomir, obiettivamente. Ci sta benissimo. No, Ale, non era quella strada, era questa. Ok. Oh, vediamo un po', spero di non aver perso scansioni con BD1, anche qui. Perché c'erano diversi disegni alle pareti. Quindi, speriamo bene. Procediamo attaccandoci a questo ramo, forse. Sì, ok. Bene. Magari passiamo sopra, così facciamo prima. Ok. E qui, ah, si sale. Bene. Giuro che non avevo idea di come fare lì. Poi ho visto queste cose sopra e ho detto, allora si sale. Bene. Merita un punto di salvataggio. Qui nel mezzo si può anche perdere. E sopra c'è altra roba però. No, non credo. Secondo me non c'è niente qui sopra. Infatti è fatto... No. È semplicemente per... non farti fare il salto sotto e fartici cadere su queste piattaforme. Che effettivamente ha più senso, perché è più semplice non sbagliare. Si fa meglio il salto. Io ho rischiato abbastanza di essere... Di volare di sotto, tra l'altro, come avete potuto vedere. Quindi, lancio della spada laser. Finalmente ci prendiamo sto lancio della spada laser. Ah, questo è quello che volevo. Mantieni LB più Y. Perfetto. Ottimo. LB più Y, quindi. Mi piace parecchio sta cosa. LB più Y. Guardate qui che figata. Ma siamo pro adesso noi, eh. Siamo pro con questa abilità. Nel senso che ci disintegreranno ancora più facilmente rispetto a prima. È per quello che ho detto pro. Ok, dove devo andare da qui io? Mappa, illuminami. Devo scendere? Ma davvero? Cioè, devo... Ok. Non dare l'allarme. Sa che l'ha dato l'allarme, vero? No. Un intruso. Okay. Torna qui. Bellissimo. Non gli si fa niente, ma è stupendo. È ottimo per i nemici tipo i ragni, eccetera. È veramente ottimo contro di loro. Dai. Dai, fa l'attacco prima che arrivi il tuo amico, ti prego. Ok, grazie. Un altro attacco. Ciao. Fratelli, perché ogni tanto mi fa... Ogni tanto mi fa l'attacco definitivo, non diciamolo così. La mia potenza. Non mollare. Ho finito la forza per lanciargli la spada laser. Ora sono un idiota. Uno. Dai, rispara tu lassù, per favore. Vabbè, facciamo così allora. Bella però. La tua scoppia mi piace. È sicura. Adesso basta. Avanti! Trema dalla paura! Vabbè. Facciamo prima, eh. Ok. E ho provato a... Non sapevo come fare ad evitare il colpo. Chi è quella? Ah, ho colpito il Jedi! Ma io quando correvo non dovevo deflettere i loro colpi fino a prova contraria. Com'è che non è successo? Dove siete? Non vincerai, Jedi!
Allora, loro fanno un colpo, poi si addormentano. Io posso deflettere i loro colpi anche girato al contrario. È bellissimo. Tutto ciò è stupendo, ok. C'era un po' di movimento obiettivamente qui, ma giusto un po'. E questo mi serve per... Questo mi serviva per... Per niente. Qui si sprofonda. Ci avrei scommesso, vi giuro che ci avrei scommesso. Una bella sprofondata lì di sotto, così almeno ci rimanevamo. Era l'ideale. Just a moment. Io devo andare dalla parte opposta rispetto alla quale sto andando. Ottimo così. Come sempre, Ale. Un genio veramente di incapacità. Lì sopra c'era il punto di salvataggio. Perfetto. Quindi dobbiamo andare da quest'altra parte. Ora, tu mi sali, vero di qui? Non come volevo io, ma sei salito. Bravo, Cal. Ogni tanto le cose le fai anche giuste. Che me ne faccio io di questo? Devo piazzare lì, forse? Mi vedete, c'è un appiglio qui sopra. Magari... No. Magari no. Magari anche no. Però mi piaceva alquanto quell'appiglio, no? Era carino, era divertente quell'appiglio. Dov'è l'appiglio, giusto? Allora sono queste scanalature qui? Ah. Era aperta? Oh, santa pazienza, ogni tanto sto coso. Di qui ce la dovrei fare. Ad andare qui, esatto, e passare da sopra. E quindi giriamo il cancello che ci stavano chiudendo da sotto. Io immagino che ci sia qualcuno a chiudere il cancello, no? Sì, c'era. Sono io che ho sbagliato a non fare X. Stupido me. E ciao. Bravo Ale, cassa, cassa, cassa. Meno male ha fatto quella scena, diciamo, quella specie di cutscene così buttata lì. Questa me la sarei persa allegramente. Aphelio, nuova vernice. Quant'è figa questa. Più figa dell'altra, perché questa c'è il giallino, c'ha l'oro. Questa è bella davvero, Aphelio è bella davvero come verniciatura per la Mantis. Mi piace veramente tanto, tanto, tanto. Forse è la miglior verniciatura di quello che ho visto fino ad ora. Mio parere, ovviamente. Ma t'avevo parato. No. Basta scappare! Uno. Dai. Due. Un altro. Vediamo un po' quanto... No, tutti addormenti, ma io non ti posso fare fuori definitivamente. No. Ok. Però il doppio colpo, il doppio Y è forte, eh. Bello, bello tosto. Qui ci sono altri. Un eco, credo. Yes. Vai così, grandi. Sono stufo di attendere istruzioni dalla sorella. Lo straniero deve essere eliminato. Questo è il capo che ci è rimasto, giusto? I fratelli della notte portarono qui un intruso, ma poi restarono in attesa di istruzioni. Che... Credo me ne manchino più poche comunque, visto che siamo a... Aia. Spara un po', non quello. Siamo 9 su 11, se non ho visto male, di voci nel, per lo straniero. Oh, santa pazienza. E non ti posso neanche lanciare la spara laser, non credo che arriverebbe fin lì, onestamente. Di qua non passiamo. Quindi l'unico modo è girare da questa parte. È un labirinto però, eh. È bellissimo tutto questo. È veramente epico. Però è anche un dannato labirinto. Guardate qui che casino. Per passare oltre, eh. Mi sa che rispuntiamo all'arciere. Qui c'è una corda, prendiamola. Ma che spettacolo. Ci sono dei momenti in cui il level design è qualcosa di epico e altri in cui il level design fa veramente pena. Avanti! Mi hai chiamato tu, eh? Hai detto avanti e arrivo. C'è problema. C'è nulla. È enorme questa zona. Qui siamo dalla parte alta, scorciatoia. Ah, scorciatoia sbloccata, perfetto.
Non ho nessuna intenzione di andarmi a riposare, visto che ho ancora 5 Steam e che riposando mi si sblocca il mondo. Quindi non ho nessuna intenzione di riposare, almeno al momento. Per ora procediamo un altro po'. So quanto è durato il video, ma per ora andiamo avanti. Sono veramente curioso di vedere che cosa manca di altro. Tra l'altro, dallo scorso salvataggio, non so se ve l'ho già detto, ma eravamo al 70%, al più del 70% dopo la Gorgona. 72-73% mi sembra, di completamento del gioco. Quindi, ormai siamo verso la fine in tutti i sensi. Cioè, ma lì di sotto... Ah no, è un vicolo cieco. Era inutile quindi andare lì. Perfetto. Stavo per lanciarmi, ragazzi. Stavo per lanciarmi in una di quelle porte. Cara, e l'avessi fatto. La quasi, ho avuto un contrattempo. Grisa, qualcosa che non va. Eccola. Giura di aver visto qualcuno fuori dalla Mantis. Datomir gli fa male. Beh, come sempre. Stai bene? Non ci vedo doppio, quindi. Sì. Sto uscendo da un villaggio dei Fratelli della Notte. Mi dirigo alla tomba. Tutto sotto controllo, quindi? Sì, ci pensiamo io e BD. Ma perché non mi fai andare lassù? Dai, è palese che ci si possa saltare in qualche modo. Era bellissimo. Ah, che peccato. Comunque questa zona è stupenda. Quelle sono le statue Zeffo, che di solito preannunciano l'ingresso, appunto, nella loro tomba. Vediamo un po' se riusciamo a trovare effettivamente il vero ingresso, ma soprattutto quanto sarà profonda questa tomba, perché per ora l'unica vera tomba che abbiamo affrontato è stata proprio quella su Zeffo, se non erro. È l'unica vera tomba. Il resto è stato onestamente un po' deludente come esplorazione delle tombe, perché non sembravano proprio tombe, sembravano più zone. Kashyyyk manco ce l'aveva. In pratica non ci siamo entrati. Scorciatoia sbloccata. Ok. Un nemico! Dove? Molto belli. Ho qualcuno dietro? No, vero. Yeah. Torna qui! Ora sì, ma prima no. Perfetto. Andiamo! Qualcuno lo colpisca! No! Porta male colpire un Jerry, fidatevi! Hai ferito! Aia! Ti ho preso! Anch'io te! Niente di grave. Perfetto. E alla grande così. Ora sei rimasto solo tu, quindi ciao e arrivederci, Andiamo un po' di fare le cose abbastanza rapide e veloci. E ciao. Steam. Ti dispiace aiutarmi? Sono in debito. Ma questo è l'inizio. Quindi io devo procedere avanti. Yes. Ok. Ora non cado più perché... Ah, ho il resto. Perfetto. Grandi. Allora ci riposiamo qui un attimo, ma non ci salutiamo ancora. Voglio arrivare dall'altra parte. Voglio arrivare effettivamente alla tomba vera e propria, perché secondo me c'è un altro salvataggio là dopo. L'intruso è là sotto. E che cavolo. Mi fai... Ma... Vabbè. Torna qui. Vabbè, mi hanno mazzulato ben benino, a quanto pare. Cioè, io dopo tutto sto tempo, sta zona ancora niente. Sono un genio. Forza, fratello. Come evidentemente non riesco a uccidere loro come si deve. Tipo così. Maledetto. Affrontami, codardo. Sono qui, girati, codardo. Ok, non mi interessate voi. Io voglio andare di qua ora come ora. E non c'è più l'incappucciato. L'avranno preso i Fratelli della Notte. No, no, è lui il capo dei Fratelli della Notte. Dai retta. Che ci scommetto quello che vuoi, che è lui quello che si è schiantato qui, eccetera. Lì sopra. No. Grandi. Perfetto. Non puoi battere la mia potenza. E ciao anche a te. Quindi ora possiamo salire finalmente. Perché c'è questa arrampicata che ora possiamo fare. Yes. Deve essere la tomba. Wow. Questo è wow davvero, eh.
qui non c'è niente. Questa mi sa che allora è una tomba davvero. Non è come pensavo io, che fosse una cavolata buttata lì così tanto per fare. Questa è una vera tomba. Diamine se è una vera tomba. E questa zona c'è per... perché noi non possiamo entrare dal davanti? O è una zona in più proprio? Dannazione. No, 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 fermi, fermi, fermi. Just a moment. Andiamo a dare un'occhiata di là allora prima. Questi bozzoli sopra la testa non mi preannunciano niente di interessante. Più che altro niente di tranquillizzante, anzi. Ah, guarda un po' chi c'è. Oh, cavolo. Ma ti pari anche? Ehi, BD. Vieni. Non così. Ok, ok. Vediamo un po' se subisce anche lui il discorso degli attacchi vari. Sembra di no, perché lui ha quella specie... qui però poteva attaccare. Ah, questa l'ho giocata veramente, veramente male. Ah, le occhio. Vabbè che hai salvato abbastanza di recente. Però insomma, lanciane uno, attenzione, PD. Ci proviamo. No, non ce l'ha. Secondo me non puoi semplicemente stordirlo come facevo con gli altri. Non funziona. È deboluccio però, eh. Non è molto... non fa paura, almeno per adesso. Vabbè che l'ho giocata forse male, quello che volete, ma... è andato. E stavolta ti ho fregato. Nidak Alpha sconfitto. È l'alfa questo. E quindi? Guida tattica aggiornata. E un punto abilità ottenuto, yes! Gli arti possenti non possono essere recisi. Difesa contro parate multiple. E mi immaginavo che avesse questa protezione essendo un boss. Il pericolosissimo Nidak Alpha è una bestia schiva ma implacabile, dominante nei confronti degli esseri inferiori della sua specie. Questo predatore alfa carnivoro bilancia forza e intelligenza per difendersi dalle parate multiple. I suoi avambracci muscolosi rinforzati da pelle, resistenze e ossa possenti sono impossibili da recidere e adatti a scalate e sentieri impervi. Mi sembra anche giusto perché, ripeto, è una boss fight. Vederlo morire in quel modo sarebbe stato abbastanza triste. Però questa zona continua, quindi. Perché io di qua ho visto... ho visto una cassa lì sopra, la quale attualmente io non posso arrivare. Non da qui. Maledizione. Ok, ce l'ho fatta. Va bene, d'accordo. Tu sei uno schifo e ho paura di te. Via. Ma questo è un sentiero per le zone tipo le casse. Dai un'occhiata. Cosa abbiamo? Nuova skin per BD1, Myrmidon. Ci sta tutta. Marrone così ci sta tutta qui, guarda. È proprio perfetta a mio parere. Di salire nel frattempo. Ok. Ok. Ma c'è nient'altro qui? Non credo che si possa andare di là onestamente. Quindi procediamo da questa parte. Oh cavolo. Oh cavolo. C'era una cassa che io non avevo palesemente visto. Curati! Rifallo! Oh, santa pazienza! Ok, perfetto. Questo era il modo giusto per fare il tutto. Benissimo! Ah, siamo lo Datomir e utilizziamo le ste spade doppie, no? Che è? Ah. Non t'avevo mica visto io. Ok. Oh! C'era una cassa. Calma e per piacere. C'era una cassa. Oh. Mamma mia, quanto... ho avuto paura qui, veramente. Abbiamo rischiato tantissimo. Che c'è qui dentro? Sì, diamo un'occhiata. Nuovo poncho ottenuto. Potere. Quanto è antiestetico anche... mamma mia, quanto è antiestetico st'affare. Ah.
Santa pazienza. Qui non si entra, no? No, quindi c'è da procedere da questa parte, che è l'unica anche arrampicabile del resto. Ok. Magari qui si fa il giro e si ritorna alla tomba, all'ingresso. Quella forse è la strada giusta per procedere, però... Ah, eccola qui, la cassa che vedevamo! Yes! Quindi ci siamo fatti una specie di giro turistico, prima di entrare nella tomba. Vediamo cosa hai trovato. Nuovo abbigliamento ottenuto, fuori legge. Ma non ci mettiamo, chi se ne frega. Abbiamo tutti gli abbigliamenti, ragazzi, abbiamo completato gli abbigliamenti. Io vi posso dire una cosa di certo, che questa serie finirà prima del 17. Ve lo dico di per certo, ragazzi. Quindi, easy, che prima del 17 questa serie la vedrete finire. 17 di luglio, intendo, non 17 del mese del mai, è 17 di luglio. Qui? Ok. Che spettacolo. Sì, sì, sì. Sì, sì, lo volevo, mi serviva, finalmente. Non è vero che mi serviva, ma lo volevo, senz'altro. Ora che l'ho visto, lo volevo. Sei la mia salvezza, lo sai. Ah. Niente male, amico. Siamo 8. Accidenti. Accidenti, siamo 8. Grandi. Ok, quindi ora si può anche scendere. Il salvataggio che vedevo da lassù è a 30.000 miliardi di chilometri, vero? Quello iniziale. Ma non ce n'è uno qui dentro? Facciamo 2 metri e vediamo che succede, eh? Se no, torno indietro e salviamo. O forse no. Ok. Forse no. Che hai visto? So se sarà venuto troppo lungo, magari dividerò amico in due video, eh. Abbiamo raggiunto la tomba di Kujet in cerca di un Astrium. Ok. Pare più isolata di quanto pensassi. Sembra che fosse segreta persino durante l'epoca degli Zeffo. Niente a che vedere con l'appariscente tomba di Mictrul. Non è un buon segno. Le sorelle della notte di Dathomir mi hanno garantito il passaggio, ma mi hanno messo in guardia. Questo posto c'era qualcosa di oscuro. Lo avverto. Tipo come questa zona, in cui io non vedo assolutamente niente, quindi mi giro la camera. Perfetto. Bene. Cosa così. C'è, BD? Nuova verniciatura per la Mantis, ancora. E che è? L'ho girata adesso, mettiamoci questa. Ok, perfetto, va bene, l'ho cambiata ora. Perché me ne danno 27 a pianeta? Cioè, più che altro a mezza missione. Io cercavo un salvataggio. Qui non c'è. Maledetti. Continua a non esserci. Ok, quindi tomba. Che famo? Bucatini a matriciana? Cotti sulla piastra? Piastra di pietra? Qualunque cosa fosse, non c'è più. Ok. Quindi? Salviamo. Quindi salviamo. Benissimo, benissimo. Questo non c'era, ora c'è. Perfetto, abbiamo sbloccato un punto di salvataggio. Magari non l'ho visto io, forse. Comunque, per questo episodio noi ci salutiamo qui. Spero di aver dato una botta al microfono 3 secondi fa. Vi ricordo, se vi va, di lasciare un bel like al video, se il video vi è piaciuto, di condividerlo sui vostri social. E noi ci vediamo alla prossima, credo, con... ancora un'altra esperienza su Dathomir. Dannazione, volevo salutarvi. È che qui non ci sono salvataggi. E di solito quando non c'è questa cosa è un problema. Che vuole? Ciao. Poi facciamo la rivincita? Certo, quando vuoi. Perfetto. Vai ad addestrarti? Sempre. Aspetta. Aspetta che... Pare che presto riceveremo nuovi ordini. Finalmente. Voglio andarmene da questa discarica. Quanta fretta! Ma dove corri, dove vai, eh? Scusate, ma era abbastanza... Devo addestrarmi con il maestro Tapal. Sei forte, ragazzo! Ah, grandi! Ok, perfetto. Perché mi fa vedere questo ricordo? Che cos'è? Che tra l'altro sembra... Il Gorgara sembrava il maestro Tapal. Vabbè. Padawan, è il momento di istruirti. La faccio. Sì, maestro. Raggiungi la postazione e non farmi aspettare.
Che cosa stiamo per imparare? Perché sì, io dovevo finire prima, ma io ora sono molto, molto, estremamente interessato a quello che stiamo per sbloccare. Bene. Perché... devo andare laggiù. Ok. Non ho capito perché non mi poteva far andare lassù direttamente. Vabbè, è un percorso di prova, dai. È un percorso di prova Jedi questo. Ti manca poco. No. No. No, aggrappati. Mamma mia, quanto ci è mancato. Che spettacolo. Sembrano i funghi che abbiamo visto. Era su Kashyyyk? Fungo quello rimbalzante. Era su Kashyyyk, giusto? Wow. Colpo basso, comandante. Concentrati. Se non ti fossi distratto, avresti anticipato il colpo. Meglio, Padawan. Vieni qui. Ah, ok. Ma... continua ad essere un pelo contraddetto. Cioè, come ci arrivo io là? Da qui? Ah, sì, ok, perfetto. Ok, d'accordo. Dobbiamo fare il giro lungo, quindi. E cominceremo con la preparazione fisica. Prima, però, abbiamo degli ordini. Bracca è al sicuro. A breve andremo su Mijito. Sì. Devi... No. Maestro, tutto bene? C'è qualcosa. Oddio, è quello... Che penso... No, no! Che succede? Perché il comandante? Padawan, è successa una cosa terribile. I cloni ci hanno tradito. Non ci sono risposte alle tue domande, non ora. Dobbiamo scendere dalla nave, in fretta. Hai gusci di salvataggio. Passa dalla manutenzione. Ci siamo addestrati per questo, te lo ricordi? Sì, maestro. E tu? Cercherò di distrarli e poi ti raggiungo. Se non sono lì quando arrivi, parti senza di me. Ci ritroveremo su Bracca. Sono stato chiaro. Saremo mica sì, noi, quelli che sono caduti su Datomir e hanno fatto Sigillo tutto quello. Le porte anti-blaster, ma se qualcuno prova a ostacolarti, non esitare. Vai. Che la forza sia con te. Vai. Che noi ci siamo dimenticati l'uso della forza. Poi l'abbiamo ripreso più avanti, ma. Eccolo, sparategli! No, fermi! Ok. Tapale in fuga. Servono rinforzi. Per proseguire devo tirare quello. Va bene. Ancora? Non ha alcun senso. Cosa sta succedendo? Stiamo rivivendo i nostri ricordi più che altro quando è arrivato appunto l'ordine 66, che sarebbe quello di sterminare tutti i Jedi. Nessuna traccia del giovane. Cerchiamo ovunque. Non può essere lontano. Manca di nuovo l'aria. Ehi, cosa è stato? Niente, tutto qui. A posto. Io vado a controllare. Ok. Dobbiamo scendere o salire? Morire. Non ho ben capito lì che cosa dobbiamo fare. Forse andava tirato questo. È che io ci sono rimasto invece aggrappato. Tapalla ha eliminato diverse squadre. Sparare a vista. Ricevuto. Tapalla. Io non capisco. Che cosa è cambiato? Cos'è? Sei un ragazzino. Intruso nella manutenzione. Sono vicino al turbo ascensore. Poi sarò quasi arrivato. Bella questa parte dei ricordi, comunque. Mi piace parecchio. Sono felice che ce l'abbiamo fatta vivere. Perché infatti mi chiedevo un po' se lui avesse poi vissuto questa parte. Cioè l'ordine 66 alla fine. E noi troviamo un Cal che è molto cresciuto quando andiamo a impersonarlo. Quindi mi piacerebbe sapere che cos'altro... Cal? Ok, che cos'altro ha passato? Da questa età fino alla nostra. È nel turbo ascensore. Non lo so perché, ma mi piaceva l'idea che potessi andare lì, invece devo andare davanti. Ok. Posso farcela. Non devo fermarmi.
Uccidetelo! Poi penseremo a tapparlo. Oh cavolo. Riprendila. Questo è un problema. Grande. Padawan, la tua spada laser. Mi dispiace, maestro. Continua a salire, io ti raggiungo. E quindi noi abbiamo perso la nostra spada laser. Questa è una corda, vero? Giusto per dire, perché io con le corde sapete che ho un brutto rapporto. Bruttissimo rapporto, bello questo. Figata. Ok, quindi da qui devo risalire. Grande. Qui ci agganciamo. Saliamo, sali. No, sotto non sta arrivando niente di preoccupante per ora. Non sta implodendo nulla per ora. Non più di quello che già stava schiantando. Più avanti c'è uno sblocco manuale. Attivalo o non riusciremo a scappare. Sì, ma quindi Tapale è scappato con noi allora? Tapale è bloccato al portellone, mandate rinforzi. O sono arrivate le sorelle? Tapale al di là di quella porta. Sì, ma non riuscirà a passare. Ci vuole troppo tempo per aprirsi un varco. Hai sentito? Pronti? Mamma mia. Vento, Padawan. Dobbiamo andarcene. Ho capito. Fammela gustare un attimo questo scontro. Scusami, eri da solo contro 20. Tra un po'. Oh cavolo. I comandi delle porte. Oh. Aia. No. Wow. Non eravamo scarsi, comunque. Cal, ho sovraccaricato i reattori. L'esplosione coprirà la nostra fuga. Questa guerra non è ancora finita, mio Padawan. Resisti. In attesa del segnale del Consiglio dei Jedi. E non dimenticare. Fidati solo della forza. Sì, maestro. Quindi lui ci affida la sua spada laser, che era già doppia, tra l'altro. Il dardo non sembra poi tanto grave da qui. Scusate. Che cavolo sta succedendo? Padawan, è ora che tu venga istruito. Su? Ma devo davvero lottare con te? Sei una delusione. Ma io non ti attacco, sei il mio maestro. Ma cioè, perché dovrei attaccarti? Attaccami, no? Resterai sempre un debole. E vabbè, dai. Un colpo debole. Manchi di volontà. Non hai disciplina. Hai ancora paura di combattere? Ma io veramente... Ti rendi conto che abbiamo ucciso... Il mio sangue è sulle tue mani, apprendista. Tu sei un fallimento. Sei un debole. Un traditore. Tu non sei un Jedi! No!
Mamma mia. Ciao, spara laser. Salvataggio. Voci multiple. Mamma mia. Ordine 66. Tapal donò la propria spara laser a Cal e le sue ultime parole furono fidati solo della forza. Che è quello che dobbiamo fare adesso, perché non abbiamo più la spara laser, quindi dovremo davvero affidarci solo alla forza. Allora, riposiamo davvero e stavolta ci salutiamo davvero qui. Non so se avrò diviso il video in uno o due episodi. In ogni caso, vi ricordo, se vi va, di lasciare un bel like al video se il video vi è piaciuto, di condividerlo sui vostri social, ovviamente, se vi va, se vi fa piacere. E noi ci rivediamo alla prossima con l'esplorazione di questa tomba, a tutti gli effetti, presumo. Alla prossima, ragazzi.